Ued, sarà a Fifella in esterna con Luigi e Lorenzo? Gli indizi. Arrivano nuove sorprendenti news su uno dei troni più seguiti di uomini e donne. Ritorniamo a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci di uno dei troni più seguiti della stagione, quello di Sarah Fifella. La cancelletto tronista campana infatti in queste settimane è diventata sempre di più una delle protagoniste indiscusse del trono classico di Maria De Filippi. Per questa ragione oggi ci occuperemo qui di seguito di alcune news che riguardano proprio il trono di Sara e i due suoi corteggiatori più amati. Ma vediamo insieme più da vicino di cosa stiamo parlando. Un trono pieno di critiche. Tutti gli affezionatissimi telespettatori di Cancelletto Uomini e Donne sicuramente ricorderanno tutti i problemi che Sara Fifella ha dovuto affrontare durante tutta la durata del suo trono. In primo luogo infatti la giovane è stata costretta a dover convincere tutto il pubblico di essere vera e sincera, a causa della repentina fine del suo rapporto con Nicola Panico avvenuta qualche giorno prima dell'inizio del suo trono. In seguito la Fifella ha dovuto affrontare le moltissime critiche che le sono piovute addosso a causa del dualismo nato fra lei e Niloufar Haddad in studio, a causa di Lorenzo Riccardi. Oggi però a distanza di qualche settimana dalle vicende appena citate le cose per Sara sembrano andare finalmente per il verso giusto. Sono ormai diverse settimane che il trono di Sara Fifella sta regalando a tutto il pubblico di Uomini e Donne, diverse emozioni e diversi colpi di scena. In particolar modo ad attirare l'attenzione del pubblico sono le gesta di due corteggiatori, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Pare infatti che proprio questi ultimi nelle ultime ore siano stati impegnati a registrare delle esterne proprio con la bella tronista Sara. Secondo alcune testimonianze infatti ieri pomeriggio Lorenzo Riccardi si trovava proprio a Napoli, mentre Luigi Mastroianni sempre nella giornata di ieri è stato visto atterrare all'aeroporto di Catania. Ovviamente non si sa con sicurezza se i due giovani si trovassero in quelle locations per qualcosa di inerente a Uomini e Donne o per una motivazione completamente differente. Quello che sicuramente possiamo dire è che essendo la Fifella napoletana, è lecito pensare che Lorenzo possa essere stato in città per farle una sorpresa. Stessa cosa ovviamente può essere pensata anche del Mastroianni, che poteva benissimo essere rientrato in Sicilia dopo aver girato a Roma un'esterna con la tronista. Cancelletto tronisti.